Ringraziamo il Vicepresidente del Consiglio Comunale per aver dato l'opportunità di discutere di alcuni temi della città e di averci fornito dei dati che se no per i normali cittadini e le associazioni e i gruppi politici non presenti in Consiglio Comunale sarebbe stato impossibile rintracciare. Sulla raccolta differenziata purtroppo siamo di fronte a un nuovo bluff. C'è una sperimentazione in corso in una parte della città, una sperimentazione che stanta i dati di cui oggi siamo arrivati a conoscenza è ben sotto le aspettative, nel senso che noi rispetto al 2015 addirittura abbiamo una flessione della raccolta differenziata, quindi sono dei risultati purtroppo deludenti. Tutto sommato però il problema non è qui oggi vedere a che punto è questa sperimentazione che riguarda solo una piccolissima parte della città. La questione riguarda il prossimo appalto per i rifiuti. Più volte il sindaco Bianco e l'assessore D'Agata hanno promesso alla città che entro il 2016 noi avremmo avuto la raccolta differenziata diffusa su tutto il territorio cittadino. Non solo questo purtroppo non avverrà, ma in realtà noi siamo di fronte a una situazione per la quale il nuovo bando per i rifiuti, se andrà in porto, il nuovo servizio probabilmente non arriverà a vederlo l'attuale amministrazione, ma slitterà dopo il 2018. Siamo di fronte a un'ulteriore privatizzazione del servizio, che è un atto che secondo noi è completamente insensato. Cioè, mentre l'amministrazione sperimenta con gli impiegati comunali e con un servizio al controllo pubblico la raccolta differenziata porta a porta, anche declamando gli effetti positivi di questa sperimentazione, al contempo noi togliamo al comune la sovranità e il controllo della gestione dei rifiuti in buona parte della città e lo affidiamo ai privati. Secondo noi questo è un controsenso. Inoltre, ed è l'ultima cosa, purtroppo sulla società IP Oikos sappiamo che pesa un commissariamento e ancora questo appalto è in vigore. Noi ci chiediamo com'è possibile che negli ultimi 2 anni di amministrazione Bianco, quasi 3, a giugno compiranno 3 anni, ancora l'amministrazione non ha revocato questo appalto. Noi pensavamo che si arrivasse a una revoca in tempi brevi, così come era stato promesso dal sindaco Bianco in campagna elettorale. Non solo non abbiamo la revoca, ma abbiamo addirittura una proroga che con ogni probabilità, lo ripeto, arriverà al 2018 o al 2019. Da oggi, da questo piccolo confronto che speriamo possa andare avanti, parte una nuova idea di gestione del rifiuto per la città che metta al pari Catania con le grandi città italiane e europee.